Emozioni a sei zampe, un libro bellissimo su Terra Nuova Edizioni di Aldo La Spina. Aldo La Spina è un educatore fra le varie cose, insegna in diverse università di Italia, ma soprattutto è un primo cinogogo in Italia. Pensate quante cose fa questo signore, ma soprattutto ha detto: se volete imparare, se volete educare un pochettino il vostro cane, dovete diventare un pochettino più simili a lui, dovete inginocchiarvi di fronte al cane. È giusto, Aldo? Però ecco, lo sport non deve essere soltanto fisico, posturale, come stai dicendo, ma proprio quel qualcosa di più, il che vuol dire sentire da cane, quindi mettersi nei suoi peli, come amo definire sempre. Peccato che per radio non si sente, perché io la faccia l'avevo fatta quella da cane, giuro. Io alludevo proprio al discorso di inginocchiarsi, che forse delle volte dovremmo avere più rispetto dell'animale con cui vogliamo comunicare. Assolutamente, in questo caso non ti darai un pat sulla testa perché è fastidioso, ma magari un grattino meglio se lo dà la tua fidanzata. Questa vecchia storia del pappat, sì, che ultimamente stiamo distruggendo. Oltretutto, pensandoci bene, è una cosa molto fastidiosa, no? Perché se hai fatto un essere umano è una roba orrenda, se invece lo fai a un cane tutti pensano che sia bello, come mai? Ma per esempio a un barboncino viene naturale farlo, no? Come magari a un bambino con i riccioli, ma io vorrei mettermi al posto di tutte e due e forse avere. Questo non toglie che comunque molti cani hanno anche piacere al pappat, perché magari si abituano, perché sanno che l'unico modo per avere una gratifica al proprio proprietario. Quante cose hai raccontato in questo libro, Aldo? Io direi che alla fine sono partito con grande difficoltà nello scriverlo, perché come sai non è il mio lavoro, però posso dire che ci ho preso gusto e quindi penso che nelle librerie nel futuro ci saranno altri libri. Ah bene, siamo contenti di questo. Naturalmente volevo farti una domanda. In tanti anni, hai detto tu 30 anni di attività che lavori con i cani, sì. Le domande potrebbero essere più o meno sempre le stesse: qual è il cane a cui sei più affezionato, qual è l'episodio che ti ha segnato di più? Io però voglio proprio farti questa: l'episodio che ti ha segnato di più e che ti ha spinto ad andare avanti. Sai che c'è un punto, magari delle volte, come il bambino che vuole imparare ad andare in bicicletta, che di colpo molla lì perché non ne può più, e invece dovrebbe essere l'episodio che ti segna a intestardirti. Secondo me tu ce l'hai avuto. Ma sicuramente quando ti accorgi che non puoi dare di più di quello che vorresti e quindi ti trovi con situazioni veramente difficili o impossibili da risolvere. Io nella mia professione sono un rieducatore, anche un rieducatore cinofilo, mi occupo di problematiche comportamentali, certo. E quando vedo che dei bambini in casa sono aggrediti e sono vessati dai cani, che subiscono purtroppo dei gravi morsi, e poi il bambino è dispiaciuto nonostante abbia 20 punti su un braccio, si è dispiaciuto e non voglia dare, certo, via il cane, ecco lì quando riesci, e sono riuscito in passato, a risolvere il problema, veramente ti si apre un mondo nuovo. Sai che hai detto una cosa bellissima: spesso da bambini purtroppo si fanno delle cose per i quali i cani possono reagire in modo diverso, e poi alla fine si rimane tristi noi, perché noi siamo tutti sanguinanti. A me è successo spesso, devo essere sincero, dove c'era scritto attenti al cane, non mettere le mani dentro il cancello. Io avevo le mani dentro il cancello. Classico. Avevo una signora che abitava vicino a casa mia, avrà avuto tipo 10 volpini di pomerania bianche cattivi come il tossico, mi mordevano tutti i giorni e tutti i giorni mettevo la mano dentro. E vive i bambini e vive i cani nella loro spontaneità. Però devo dire, non mi sono mai pentito di farmi mordere da questi cani, perché a me erano simpatici. Meno male che non erano dei Rottweiler. Forse ci avrei pensato, vedi. Ma comunque anche mia figlia a 4 anni ha preso il suo morsettino dal cane. Bene. E ha imparato, ognuno deve fare le proprie esperienze. Però il bello, come dicevi tu, nasce proprio da questo, che il bambino è triste perché pensa che tutto sommato verrà punito il cane, al quale lui invece vuole molto bene. Questa è una cosa molto bella, perché è un insegnamento che nessuno ci dà se non ce l'hai veramente dentro, vero Aldo? Assolutamente vero, sì, dobbiamo imparare molto appunto dai cani e dai bambini. Senti, tu con i bambini com'è che te la cavi, visto che ci parli di tua figlia? Ma sono molto simile, molto vicino. A me capita, purtroppo ci faccio rimanere molto male i genitori quando vado in casa a risolvere problematiche, e alla fine i bambini sono più bravi dei genitori e degli adulti a insegnare ai cani, e esco e finisco la consulenza dicendo: adesso impari da suo figlio che è stato molto bravo. È vero, i bambini sono più portati verso gli animali, spesso molto più di noi, perché sono un po' meno naturali, spontanei, quindi non si fanno preconcetti e entrano più in empatia con l'animale di noi.
Quindi tu consigli ad una famiglia di prendere un cane o un gatto, far crescere il proprio bambino, che magari tante volte sono dei figli unici, sono dei bambini che penso che possano soffrire di una tristezza, di solitudine? Noi diamo consiglio di prendere un cane, un gatto, un animale? In linea di massima assolutamente sì. Purtroppo quello che vedo è che adesso stiamo esagerando, addirittura viene proposta come medicina, mi è capitato, da un medico, e che vuol dire strumentalizzare, tra virgolette, certo, un animale, e questo ovviamente non va assolutamente grande bene. Grande responsabilità in adozione, grandi risultati. E sono dei discorsi che potremmo stare qua a fare per tutta la vita, è assolutamente vero. Sì. In questo caso io vi consiglio di comprare il libro che Aldo La Spina ha scritto e si chiama Emozioni a sei zampe. In realtà uno potrebbe anche averne otto, no? Perché no, sono dieci, perché se hai due cani potresti avere due zampe. Sì, devi essere un po' più emozionato allora. Bravissimo. Sicuramente. Educare il cane ed educarsi con l'apprendimento emozionale è un sistema che Aldo ha vissuto sulla sua pelle attraverso 30 anni di vita, lo vuole comunicare, lo vorrebbe insegnare a tutti noi leggendo questo libro che è scritto su Terra Nuova Edizioni. Aldo, io ti ringrazio di essere stato con noi, di aver aperto il tuo cuore, quello dei tuoi compagni, anche quello di tua figlia, è stato molto carino. Grazie mille davvero.